Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Continuano le review a tema Foot Birthday e stavolta ci andiamo a vedere tre giocatori che sono usciti durante il Team 1 e sono tre giocatori che sono sicuro vi andranno a solleticare tanto il palato. E sto parlando di Barella, di Benzema, ma soprattutto di Laurent Blanc nella sua versione icona Foot Birthday. Partiamo da Karim The Dream Benzema. Questa carta qui ha due versioni, mi raccomando occhio quando la dovete comprare, perché ha una versione con 4 skill e 5 di piede debole e questa qui che invece ha 5 di skill e 4 piede debole. Un giocatore di 1,85 m, ovviamente il suo piede preferito è il destro, mentre per quanto riguarda il ruolo di partenza è AT, ma ovviamente in game può fare l'ATT. Costa più o meno 1,7 milioni, 1,6 milioni, credo che scenderà forse anche a qualcosina di più, e qualcuno di voi potrebbe preoccuparsi per ibridarlo, ma questo, essendo francese, comunque del campionato arabo, tra Neymar, tra le icone eccetera, vi assicuro che si riesce tranquillamente a mettere in squadra senza alcun tipo di problema. Un giocatore che mi è piaciuto veramente tanto. Grazie alla sua fisicità va molto bene via con i doppio passo e regge anche tanto a quelle che possono essere spallate e contrasti dei difensori centrali, che sappiamo essere sempre più forti con queste versioni speciali che stanno uscendo ovviamente anche per loro. Finalizza di Cristo e soprattutto grazie al suo 94 di finalizzazione, 90 di potenza tiro e anche l'84 di tiro dalla distanza, che non è tantissimo, ma unito al suo playstyle plus del tiro a giro, vi danno la possibilità di poter arrivare davanti porta, aprire il piattone e infinocchiare il portiere. Quindi quel playstyle lì è qualcosa di pazzesco su uno come Benzema, che fa comunque del tiro a giro uno dei suoi marchi di fabbrica da sempre. Infatti questa carta qua ricorda anche un po' le versioni uscite a fine di anno scorso su FIFA 23. Per quanto riguarda i passaggi, diciamo che non è uno che passa troppo il pallone, però quel 92 di corto per dialogare con i compagni vicini, magari se giocate con due punte o con un 4-3-2-1, va benissimo. Non vi avventurate troppo in passaggi lunghi, perché non è questo, diciamo, architetto del centrocampo, ovviamente, dei passaggi. Per quanto riguarda l'agilità, quell'85 di agilità con 82 di equilibrio, nonostante il 96 di reattività e 95 di controllo palla, secondo me sono un po' influenzati dall'86 di forza e dalla sua stazza, perché non l'ho trovato proprio super agile palla al piede, nonostante abbiamo visto nel video precedente Socrates che nonostante fosse 1,92 m era una cavalletta, questo invece risultava un po' più impacciato nei movimenti. Sarà dato dal body type questa cosa, ma comunque con il fatto che ha la quinta skill riuscite tranquillamente a smarcarvi e risultare imprevedibili. Poi vi dicevo 86 la resistenza, 89 l'elevazione, che andandosi a mixare con il nuovo playstyle plus che prende, ovvero la aerial, gli permettono anche di poter essere efficace in quelle che sono le sponde aeree. Qui lo vedete vincere un bel contrasto aereo con Van Dijk, servire il compagno che va in porta e segna. Altri playstyle ci interessano poco, quelle che sono le punizioni, bene il tiki taka e il filtrante per i passaggi, bene anche il primo controllo per assorbire i driven, trivela che non ci serve a niente, mentre per quanto riguarda l'inesauribile, anche qua bene bene per dare una mano alla resistenza. Come stile d'intesa chiaramente vi consiglio un cacciatore per boostare un po' velocità e tiro ulteriormente, e vi ribadisco che questo Benzema a me è piaciuto veramente tantissimo, perché poi si va a mettere in una fascia di prezzo dove al momento non è che ci sono tanti giocatori come alternativa. Spesso mi chiedete: Matte, ma un attaccante con 1,6 milioni? E andiamo sempre sui soliti, la Kerr, la Smith Toti, che però hanno caratteristiche insomma importanti, però gli manca una quinta skill, una roba. Quindi questo Benzema per me è stra approvato. Così come stra approvato sto Laurent Blanc, il professore, 1,92 m, normale alto, 3 skill e 5 piede debole per lui. Occhio, perché c'è sempre anche per Blanc la versione con 5 skill, che essendo un difensore centrale non ve ne fate niente, mentre quella con 5 di piede debole vi dà una mano magari per non sbagliare i passaggi quando dobbiamo uscire dalla difesa. Il suo costo più o meno sarà secondo me 1,5 milioni, 1,6 milioni, ed è un difensore che sembrava quasi stesse uscendo fuori dai radar con tutte queste SBC. Subito questa versione Foot Birthday arriva e Laurent Blanc dice: ehi, non vi dimenticate di me, perché questo ragazzi è clamoroso. È molto veloce, anche se magari non è veloce come difensori che abbiamo visto in questi giorni, Akanji eccetera, però è molto veloce e deve spostare una fisicità importante, perché ha 1,92 m con un bel body type. Per quanto riguarda i passaggi, aiutati dal 5 di piede debole, risulta molto efficace anche in fase di disimpegno difensivo. Per quanto riguarda l'agilità, aiutato dalla reattività ma soprattutto dall'L2 argento, questo nei cambi direzione ad esempio è più performante di un Bastoni, che invece risulta un po' più pesante.
quindi molto bene sotto questo punto di vista. Così come poi per quanto riguarda le statistiche difensive, ragazzi, questo è il solito Blank, è un Blank che è incredibilmente automatico, ma grazie al suo playstyle plus del procione risulta essere anche tremendamente efficace una volta selezionato in recupero del pallone con il contrasto. Quindi non abbiate paura di stare troppo bassi con questo Blank perché la palla non la prende, perché invece la prende come? Bene il 92 di resistenza, bene il 90 di forza, bene il 91 di aggressività che gli permette di poter tirare anche delle grosse spallate con la X, e quell'80 di elevazione non vi deve spaventare per due motivi. Il primo è che ovviamente essendo 1,92 m non è che deve saltare chissà quanto, ma poi c'è l'Aerial Plus, ragazzi, questo è un altro che praticamente si mette a fare la guerra continuamente con gli attaccanti e va a dare un fastidio incredibile, anche perché poi c'ha tutti i playstyle difensivi praticamente bianchi, perché all'L2 il blocco, la scivolata e il mastino, il procione plus, manca l'intercetto, ma questo, ragazzi miei, è un demone, è un po' come Company che, se non erro, li ha quasi tutti i playstyle difensivi. Ha poi il passaggio calibrato che per menare un driven dalla difesa a centrocampo e scappare magari da una situazione pericolosa o avviare un contropiede può essere simpatico. Stile d'intesa consigliato, chiaramente ombra. L'unica cosa che un po' può far storcere il naso è che non ve lo regalano sto Blank, perché costicchia qualcosina, e in relazione magari alle varie SBC che sono uscite più economiche potreste anche pensare di virare su una soluzione di quel tipo. Però io vi assicuro che se prendete questo Blank non ve ne pentite, perché è un difensore veramente d'élite. Chiudiamo con Nicolino Barella, nella sua versione 90, 3 skill, 5 di piede debole, alto alto. Un giocatore che può fare sia il CC che il CDC come ruoli di partenza, e che, vi devo dire la verità, a me è piaciuto da mezzala in un centrocampo a 3. Risulta poco automatico nel recuperare il pallone, nonostante abbia 89 di intercetto, perché non si mette in maniera troppo, diciamo, automatica e volontaria sulle linee di passaggio. Se lo andate a selezionare voi, molto bene, lo prendete, lo spostate dove vi pare, e anzi vi dà anche una grande soddisfazione nel recupero palla col contrasto, tant'è vero che di contrasto in piedi c'ha comunque 85, che è un buon parametro. Ha anche l'L2 argento, quindi per temporeggiare poi, sempre voi, ripeto, manuali sulle linee di passaggio, aiutato da quell'89 intercetta, perché poi 1,75 m non è basso. Ha dei passaggi clamorosi sia il corto che il lungo, visto il passaggio filtrante raso terra plus e il lancio lungo plus con il cross. Molto bene infatti anche quando si tratta di dover fare cambi gioco. Vi ho portato qualche giorno fa il 3-4-2-1, questo è tanta roba, perché per cercare l'esterno che si va a sovrapporre, lui gli mette la palla sempre col contagiri e poi col suo playstyle rende anche più facile da controllare. Per quanto riguarda poi la finalizzazione, discreta anche la finalizzazione di questo Barella, se arriva in area di rigore, ovviamente, perché da fuori non è che ha granché, è in area di rigore, occhio, perché comunque ha 83 di finalizzazione, 82 di potenza tiro, quindi se gli incastrate un timed è meglio. Bene il 90 di aggressività, tantissima roba il 99 di resistenza, palla al piede anche molto agile, visto il 95 di agilità è un body type che lo aiuta sotto questo punto di vista, una buona corsa controllata, molto bene la prova di pressing che lo rende più efficace anche con giocatori che sono più fisici di lui. A me questo, ripeto, è piaciuto molto, con stile d'intesa consigliato, sempre un'ombretta per giocatori che hanno bisogno di qualche stazza difensiva in più, o se no potete dargli anche un'ancora se volete boostare ulteriormente forza e aggressività. Però diciamo che questo, al pari di Çalhanoğlu, è il miglior centrocampista per una Serie A, ma a mani proprio bassissime, e se avete l'intenzione di proseguire sulla strada del campionato nostrano deve fare per forza parte delle vostre rose. Ragazzoni, anche per questo video è tutto, come al solito fatemi sapere nei commenti se avete provato qualcuno di questi giocatori, se vi piacciono o meno, o se li comprerete perché vi hanno convinto durante questa review. Io vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, un salutone al vostro Riberoschi e a presto, ciao!